da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Maxi sequestro di suini in Irpinia. I carabinieri della stazione forestale di Lacedonia, con l'aiuto dei colleghi di Lioni, Volturara, Irpina, del NIPAF di Avellino e del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, sono state deferite in stato di libertà alla procura della Repubblica di Benevento 5 persone ritenute responsabili a diverso titolo di violazioni in materia edilizia e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Le verifiche eseguite presso un allevamento di suini a Scampitella, anche con l'ausilio del personale veterinario dell'ASL di Avellino, hanno permesso di constatare che l'azienda era priva del permesso amministrativo per la realizzazione di un fabbricato 20 metri per 10 in muratura e copertura in lamiera coibentata, non ancora ultimato, senza finestre, porte e impianti. La struttura in questione è stata sottoposta a sequestro insieme agli attrezzi agricoli e a 3 trattori custoditi. Sotto sequestro 3 ricoveri per allevamento di suini di circa 80 metri per 14 l'uno, con all'interno 2677 maiali, in quanto realizzati in difformità al permesso di costruire. Per l'allevamento degli animali l'azienda non era in possesso nemmeno dell'autorizzazione integrata ambientale. Infine, nella parte retrostante dell'azienda sono state rinvenute 2 vasche di raccolta dei liquami, per le quali non venivano fornite alcuna documentazione relativa allo smaltimento degli effluenti prodotti dall'allevamento.